I wanna scream and shout and let it all out. L'avevamo detto, sarebbe arrivato al numero uno e tutto ciò è accaduto. Meravigliosi, siamo contentissimi per loro. Will.i.am e Britney Beach, Britney Spears, fantastici ad aprire la nostra trasmissione di questa sera. Se siamo in diretta è mercoledì, se siamo in replica è giovedì pomeriggio, se è un'altra replica ancora è domenica mattina. Insomma, l'importante è ci sia la nostra musica e il nostro cinema e più in là anche il nostro libro. Parliamo di cinema subitissimo perché le proposte sta settimana sono da leccarsi i baffi. Andiamo alle uscite che sono previste giusto per domani, giorno 17 giovedì. Da qualche tempo in Italia arrivano solo di giovedì, l'anno scorso accadeva il venerdì, non si sa che cosa cambi di volta in volta, ma noi siamo qui a prendere, diciamo, a notare tutte queste variazioni. Il primo film che vi voglio proporre ci porta a casa Frankenstein. Sì, e già ci siamo detti tutto, Ebbene, il piccolo Victor, l'erede di famiglia, Frankenstein, dai, l'accento non ha cambiato poi la vita a nessuno. Dicevo, Victor è un grande amante della scienza, ma il suo migliore amico è il cagnolino Sparky. Ahimè, accade che in un incidente Sparky perde la vita e il nostro povero Victor perde una parte della sua, diciamo, felicità. Nonché accade un giorno che durante una lezione viene erudito sulla possibilità di, tramite degli impulsi elettrici, far riportare, se non completamente, ma almeno parzialmente in vita, una rana. E di lì l'idea di provarci anche con i resti del proprio cagnolino. Va, lo dissotterra, tenta l'impossibile e l'impossibile accade. Sparky ritorna in vita. Ovviamente è un segreto da assolutamente mantenere e assolutamente da... Che succede? Non lo so che succede. Andiamo al cinema a vedere questa fantastica proposta che ci riporta indietro di 30 anni. 30 anni fa, esattamente nel 1984, il meraviglioso, sì, non ho altri termini per descriverlo, il grandissimo regista visionario Timothy William Burton consegnava alla Walt Disney, giusto nell'84, il suo primo cortometraggio. Si trattava appunto di questo, di Frankenweenie, che a distanza di 30 anni viene riproposto con la stessa magia di sempre. Bianco e nero, sì, animazione, sì, tutto il cinema che si possa pensare e immaginare ricordando questo meraviglioso regista. Ovviamente qualche innovazione tecnica, qualcosa che lo stesso regista aveva tentato di adottare già 30 anni fa, tipo la tecnica della stop motion, e qualcosa che viene anche, diciamo, corroborata dalle tecnologie odierne, cioè in particolar modo nell'era del 3D. Insomma, da non perdere, riedizione 2013 per Frankenweenie, nuovissimo ma sempre immortale il successo per questo regista che ci fa letteralmente impazzire. Poesia del cinema.